La vittoria di giornata per Federico Corvini, numero 82 della SCAT, la maglia di campione regionale per Eddie Damiani, che batte di un soffio Giordano Burocchi, e la quarta piazza di Giulio Gubbiotti, la sesta di Federico Rosati della Nestor Ossea Marciano, che è andato davvero molto bene. Nella categoria donne a vincere Maria Peluso con il numero 71 Bovara Cycling Team, la nuova campionessa regionale, davanti ad Alessandra Cecchini della Nestor Ossea Marciano. Quindi sbrigata la prima pratica della maglia titolata di campione regionale per la categoria esordienti del primo anno, andiamo a vedere quello che accadrà nella esordienti del secondo anno. Intanto i 32 chilometri sono stati percorsi in 59 minuti, la media di 32,54 non è eccessiva, però insomma dobbiamo dire che sotto questo sole si può dire anche bello pedalare. Sembra che ci sia una discussione in atto, è la Salvina che ricorda come sono andati gli ultimi risultati del referendum sull'acqua, e siccome si parla dell'acqua il giovane Rellini la usa in codesto modo, o per rinfrescare o magari per dissetare, e a dissetarsi questa volta è David Pecorari. C'è la possibilità per la Nestor Ossea Marciano di guadagnare il titolo di campione regionale, ce ne sono di concorrenti che possono farlo, ma attenzione perché c'è una caduta che coinvolge Nestor Ossea Marciano e Gubbio Ciclismo Mogaiana, ed è Michele Lupini a farne le spese. Vedete come riparte in ultima posizione cercando di risalire il gruppo, intanto davanti si tira per cercare di approfittare di quello che è accaduto. Appena 3 chilometri fatti del primo giro e c'è la caduta, uno dei protagonisti annunciati, Michele Lupini, cade insieme con Isidori, e potrebbe essere questa la svolta della gara. È vero che il gruppo è tutto lì, ma sono 35 unità staccate, vedete risaliamo con Ciacci, il gruppo, il numero 1 è Davide Pecorari della Unione Sportiva Nestor Ossea Marciano, e è lui che sta cercando di recuperare quello che è il gruppo. Guardate come si allunga il gruppo e Michele Lupini è dietro che deve cercare di recuperare. Già, non è andata proprio molto bene, il numero 11, eccolo qua, Michele Lupini, una caduta, e poi il gruppo davanti che tira, guardate come sta tirando il gruppo. Certo che tutto è lecito quando si corre, approfittare anche delle defiance dei propri avversari. Con il numero 4 è la Giulia Capoccia, che corre per la maglia della categoria femminile, ma non ci sta Michele Lupini, guardate come se ne va e come cerca di andarsene dietro. Ciacci della Pedrignano è lui che si mette alle ruote di Lupini, davanti però ci sono già due della Fausto Coppi e, se non andiamo errati, uno del Foligno, che dovrebbe essere o Casoni o Lanzano. Beh, il campionato regionale si gioca tra questi concorrenti, tra le squadre della Gubbio Ciclismo Mogaiana, tra le squadre della Pedrignano, quella della Nestor Ossea Marciano, sono lì, e il Foligno, sono queste le squadre che possono giocarsi il titolo di campione regionale. E ancora una volta davanti a tutti Ciacci va Cicchi, scusate, va ancora all'attacco per dare questo movimento al gruppo. C'è stato lo scossone dopo la caduta di Lupini e di Isidori. Spiace davvero che un concorrente poteva sicuramente essere dei protagonisti di questa manifestazione, ci riferiamo al corridore della Nestor Ossea Marciano, costretto al ritiro. Cadono in tre in quella scivolata, una frenata di troppo succede quando si sta tutti quanti insieme. E adesso Michele Lupini va a battere sulla spalla a Tiziano Lanzano, come per dire adesso ce la giochiamo la gara, ma stanno parlando amichevolmente, non c'è nulla di misterioso o di cattivo, questo lo vogliamo dire per coloro che ci stanno seguendo.
sono ragazzi che si vogliono bene, ragazzi che si stimano, ragazzi che si sfidano ogni domenica, però sono anche ragazzi che si apprezzano per come vanno. Michele Lupini, tutti riconoscono di essere il leader di questi esordienti del secondo anno, ma essendo leader ognuno cerca di tirargli il bordone e di potergli mettere le ruote davanti. Borraccia per Michele Lupini, una ne prende, l'altra dice la prendo dopo con calma, adesso ho questa, ci serve soprattutto per bere e per bagnarsi. Sembra tutto dunque ritornato nella norma di questa seconda gara per quanto riguarda gli esordienti del secondo anno. Siamo a Sant'Angelo di Celle, da percorrere sono invece 42 km questa volta, sono 8 giri da fare per il gruppo. Ancora con il numero 4 Giulia Capoccia che se la gioca anche lei per questo titolo di campionessa regionale, e si ricomincia ancora una volta ad andare tirati per cercare questo allungo. Non ci sono salite, si fa esclusivamente differenza con i rapporti, come si pedala e come si va. L'unico tratto che si può chiamare di salita è questo pezzettino che risale da Fanciullata, ma è una salita che anche il sottoscritto farebbe con una gamba sola, se la vogliamo chiamare salita. Però quando si fa con il rapporto pesante, quando si va giù di pedalata, qui si va abbastanza veloci in questo tratto pianeggiante che riporta dentro Sant'Angelo di Celle, dai a forza di tirare, a forza di menare rapporti piuttosto lunghi e tirati, e alla fine ti sfibri come se fosse una salita vera e propria. In più qui c'è un tratto particolarmente controvento che dà ancora più difficoltà. E attenzione, perché Lanzano ci prova ad andare in fuga, e adesso con il numero 26 Lanzano ci prova ad andare in fuga, e questa volta lo fa con il numero 35 Cristian Ioli della Fausto Coppi. I due vanno in fuga, non riesce a controbattere lo scatto Michele Lupini e li lascia partire Lanzano e Ioli. Quindi Lanzano, Tiziano Lanzano della UC Foligno con Cristian Ioli del gruppo ciclistico Fausto Coppi guadagnano 35 secondi di vantaggio. E Cicchi con il numero 18 della Petrignano che tiene l'andatura per andare, ma guardate lì la Fausto Coppi come fa tappo. Dietro c'è Michele Lupini, aspetta troppo Michele Lupini per poter andare, e a fare da tappo c'è anche Casoni che è lì a spezzare quelli che possono essere i cambi. Ma Lupini, se vuole andare a riprendere Tiziano Lanzano e Cristian Ioli, deve farlo da solo. Grande atto di coraggio da parte sua se vuole recuperare questi 50 secondi che adesso sono arrivati. 50 secondi con il numero 35 Cristian Ioli e con il numero 26 Tiziano Lanzano. In questo momento Tiziano Lanzano è il campione regionale della categoria esordienti del secondo anno. Lo scorso anno anche nella categoria del primo anno che faceva ci fu una fuga, era una fuga a tre, in mezzo c'era Lanzano, c'era Michele Lupini e c'era un altro corridore di fuori regione, e quella volta si accontentò del terzo posto Cristiano Tiziano Lanzano. Ma eccoci alla volata, finisce dunque la gara del secondo anno, la vittoria è per Cristian Ioli, numero 35 della Fausto Coppi, che chiude con la media di 35,49, 1 ora e 11 minuti, ma il campione regionale, eccolo, è Tiziano Lanzano che arriva con la seconda posizione, con quello che vale dunque il titolo regionale. Tiziano Lanzano della Unione Ciclistica Foligno, il nuovo campione regionale della categoria esordienti del secondo anno. Guardiamo la volata finale per il terzo posto, Michele Lupini è davanti a tutti, Michele Lupini, Gubbio Ciclismo Mocaiana è terzo, davanti a Federico Orlandi della Federico Coppi, Lorenzo Mancini della Gubbio Ciclismo Mocaiana e Davide Pecorari della Nestor Sea Marsciano. E poi ancora la settima posizione di Luca Fumanti della SCAT e Luigi Falanga della Fausto Coppi, nono Federico Casoni del Foligno e decimo Alessandro Lucchi della Fausto Coppi. Eccola ancora la volata per il terzo posto di Michele Lupini, che non ce l'ha fatta andare a riprendere due fuggitivi
che hanno chiuso così il discorso del secondo anno. Pubblicità, ci sentiamo tra poco.